elegante video. Ebbene sì ragazzi, oggi un vlog più elegante, perché guardate un po' dove ci troviamo. Siamo davanti uno degli hotel più lussuosi al mondo, che noi chiamiamo comunemente La Vela, ma qui si chiama Burj Al Arab. E oggi andremo a fare un'esperienza all'interno di questo hotel che si chiama Afternoon Tea, ossia andremo a prendere semplicemente un tè all'interno del Burj Al Arab, che in realtà vedrete più avanti, ma non sarà solo un tè. Quello là in alto è l'atterraggio degli elicotteri e dietro c'è un ristorante sospeso nel cielo. Ovviamente questo hotel lo chiamano La Vela perché appunto ricorda la forma di una vela, che è uno, forse il simbolo principale di Dubai insieme al Burj Khalifa. Tra l'altro qua di fianco alla vela stanno costruendo forse degli altri hotel, non so cosa sono, che sono a forma di onda. Quello lì è già finito, che sarebbe la cresta dell'onda. Quello lì invece è ancora in costruzione. Tra l'altro non so se lo sapevate, ma il Burj Al Arab è il terzo hotel più alto del mondo, circa 380 metri. Ovvio, nulla a che vedere col Burj Khalifa dove siamo andati l'altro giorno, però avercelo qua veramente è enorme. Queste colonne qua sono 10 colonne giganti, tutte rivestite di foglia d'oro vera, ovviamente. Ecco, questo è il nostro tavolo, ragazzi, è qualcosa, l'interno è qualcosa di spettacolare. Sembra quasi finto. Quasi finto. What do you feel of moving to one of the nice round tables over there? Okay. Yeah. Spostiamo. Yeah. It's a better view. Be a better view. Yes. Perfect. Thank you. Ok, ci hanno spostato di tavolo perché questo ha una vista migliore. Tra l'altro, guardate lì sotto cosa c'è, un Lamborghini Urus. Sono quelli elaborati dalla, non mi ricordo più come si chiama, ma Marvoi, una roba del genere. Comunque dopo ve la trovo. Comunque è arrivato lo champagne e le posate, signori. Non so se lo vedete, ma queste sono posate d'argento vero. Quella che sentite intorno è musica dal vivo, perché c'è un pianoforte. È appena entrata una pianista, una ragazza vestita elegantissima di rosso, che ci sta deliziando con la sua musica. Dai, una volta ogni tanto queste cose vanno fatte. Quindi adesso non ci resta altro che aspettare tutto ciò che c'è compreso all'interno dell'afternoon tea, ossia dolcetti, panini, marmellate, non ho capito se c'erano anche dei formaggi. E intanto che sono qui ad aspettare, vi racconto un attimo quello che è questo hotel. È stato fatto costruire dal primo ministro attuale degli Emirati Arabi ed è stato costruito sopra un'isola artificiale, la prima isola artificiale di Dubai, che poi ha dato l'ispirazione per costruire la famosa palma di Dubai e il famoso mondo di Dubai. E giusto così per curiosità, l'albergo ha 200 camere. Ci abbiamo guardato prima, abbiamo provato a prenotarne una su Booking. Quella che costava meno costava 1500 euro a notte, con le tasse si arrivava a 2000. C'è una selezione di tè, non saprei assolutamente quale scegliere. Probabilmente andrò con il bambù, non lo so, mi incuriosisce, ecco, quindi vorrei provare quello. Thank you. Bene sì, avete capito bene, questo pacchetto si chiama Afternoon Tea, ma in realtà è un aperitivo di grandi dimensioni, cioè sono degli assaggini, però comunque ne arriva di roba. E adesso ci hanno portato la prima portata, scusate il gioco di parole, che sarebbe un'insalatina di granchio reale con caviale, foglia d'oro e guacamole. Sembra tipo un mini pancake. È un mini pancake. Dici? Sì. È super mega leggero. Buonissimo, leggerissimo. È la prima volta che mangio l'oro. Il sapore del caviale è troppo potente. Non si sente il sapore dell'oro. Buono. Devo dire che tornare a bere il vino dopo un po' non mi fa così schifo, eh. No, neanche me. Io sono veramente impressionato dall'architettura che c'è qua dentro. Tra l'altro, guardate, in ogni stanza c'è una specie di mosaico davanti alla porta. Sembra che quelle lì siano le porte delle stanze. Però vabbè, è spettacolare questa cosa.
Sì, vabbè. Ci hanno portato la selection of sandwich. A parte il fatto che sono bellissimi da vedere. Il primo è un sandwich con salmone e uovo. Il secondo con cetriolo e granchio reale dell'Alaska. Il terzo è un sandwich con la marmellata di mirtillo, mango e foie gras. E l'ultimo invece è un sandwich con pollo e maionese al curry. Molto curioso di assaggiarli. Madonna, ci ha consigliato di iniziare dal pesce per arrivare fino al pollo. Questo qua col salmone è veramente una roba delicatissimo, si scioglie in bocca. Questo è Einaudi, Ludovico Einaudi, bravo. Questo sandwich è veramente buonissimo, questo qua del salmone. Buono, è l'unica cosa che riesco a dire, buono. Incredibilmente buono. Questo, avendo il cetriolo, ovviamente anche questo è leggerissimo. Abbinamenti azzeccatissimi. Forse però preferivo quello al salmone. Questo c'è il cetriolo che veramente è la cosa che si sente di più nel sandwich. Sì, diciamo che questo ha un gusto con un pochettino meno carattere. Ora assaggiamo questo qua al mango e al mirtillo, che dovrebbe essere il più dolce. Buono. Un sapore molto particolare, sembra quasi di mangiare del formaggio fuso con sopra del miele, delle noccioline caramellate. Molto buono questo, mi piace tanto a me. Assaggiamo quello al pollo, che è il preferito della Sara, vediamo se sarà il mio preferito anche. Tanta roba questo, non saprei come spiegarlo però. Beh sì, sembra patè di pollo, sì, però ha tipo anche un retrogusto di limone, no? Un retrogusto acido, molto molto buono. Mamma mia, non vorrei mai più finire di mangiare qua dentro. Non abbiamo ancora ordinato il tè, si chiama afternoon tea quello che stiamo facendo, ma non abbiamo ancora ordinato il tè. Sono arrivati dei panini e dello champagne. Arrivato l'assaggio dei dolci, guardate che spettacolo. Serviti e presentati in un modo assurdo, sopra un'impalcatura a forma di vela, ovviamente, come doveva essere. Sono due piatti per ognuno. I dolci, diciamo, quelli con un gusto secondo me un po' più potente, quindi pistacchio, cioccolato e roba del genere. E sotto i dolci con i gusti un po' più fruttati, quindi c'è mango, fragola e un altro che non mi ricordo più. Ce li ha spiegati tutti prima, ma non me li ricordo assolutamente. Adesso però abbiamo ordinato il tè. Io ne volevo uno al bambù, però mi ha detto che non c'era oggi, quindi mi sono fatto consigliare un tè da lui, ne volevo uno dolce e ho deciso di prendermene uno al mango e alla fragola, tipo, se non sbaglio, una roba del genere. Mentre Sara ne ha preso un altro, non mi ricordo più che gusto. Arabian Nights si chiama, ma non mi ricordo più che gusto. Dici che si può mangiare con le mani qua? Bene, mi sento a disagio, non mangio con le mani. Ah, ma c'è la cremina dentro anche. Buonissimo. Ovviamente sa tantissimo di lampone. Il burro nel crumble si sente. E il crumble è molto croccante, molto buono, molto piacevole. Si sentono anche le foglioline che ci sono sopra. E però non so cosa sia. Cioè, guardate questo. È una lisca sottilissima di cocco. Un quadratino piccolissimo di mango. E questa sembra tipo gelatina di mango fatta a foglio e sotto c'è uno spumino. Vabbè, assurdo. Questo deve essere veramente molto buono. Un gusto molto particolare, molto dolce, 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 dolce. Non mi piace tanto, a dire la verità. Tipo a lei è piaciuto molto. Buonissimo. Adesso sono curioso di assaggiare questo qua alle nocciole. Dovrebbe essere molto probabilmente una crema di nocciola con sopra un crumble di nocciole, sempre. Mm.
Questo è un'unione tra Kinder Bueno, gelato alla nocciola, assolutamente incredibilmente buono. Ultima selezione di dolci, quello che mi attira di più per ora è questo. Oh, c'è dell'altra foglia d'oro. Una volta mangiato quello, il valore del mio corpo salirà incredibilmente. Ho già mangiato due foglie d'oro oggi, valgo un sacco di più. Io direi di partire con questo o quell'altro. Questo si mangia tutto intero. Molto strano. Allora, sotto la consistenza è tipo brownie, sopra ci sono pistacchi caramellati salati, dei sassolini tipo di zucchero. Ecco il tè. Devo ancora finire i miei due dolci e qua sono arrivati altri dolci che si chiamano scones con salse di accompagnamento, marmellata di mirtillo credo, formaggio con foglia d'oro, il mio valore si alzerà sempre di più, e marmellata di arancia. No, no. Wow. Bel colore. È arrivato il mio tè, ma senti che profumo che ha. È buonissimo. Questa è tipo una pagnotta di cioccolato ripiena di caramello con sopra dei granellini di cioccolato e zucchero. No, non puoi bere il mio tè, oh. Non ci riesco, scappa. Questo è tipo un creme caramel. Questo è tipo creme caramel, molto più leggero però, intorno a una crosticina di pasta. Buono, buono. Però il mio preferito rimane tra tutti questi quello ai lamponi. Ora, un attimino di pausa, ci beviamo il nostro tè, dopodiché continuiamo con gli altri dolcetti. Cameraman, faccia vedere il colore del tè. Sì. Remember me. Ci sta. Buonissimo questo. Sa molto più di fragola che di mango, ma è veramente delicatissimo. Gli ho chiesto un tè dolce, lui mi ha raccomandato. Sto iniziando a parlare in inglese. Mi ha raccomandato questo ed è veramente veramente buono. Bravo. Anzi, me ne aggiungo ancora un po', guarda. Da solo rovescerò tutto, sicuro. Assaggiamo gli scones. Questo è normale e questo è con l'uvetta. Prima voglio assaggiare le salse, aspetta. Sono sicuro al 100% che questa qua, l'arancia, non mi piace. Pacca, io, sei potente. No, non mi piace. Troppo potente, sa troppo di arancia. Caramella all'arancia potentissima. Questa? Questa è il mirtillo, più buona. Invece questa, più che crema al formaggio sembra più crema al burro. Però assaggiamola con gli scones. Non ci crederete mai, ma sono pieno. Meno male che abbiamo deciso di non mangiare a pranzo, perché sennò sarei arrivato al limite. Vorrei avere una camera qua e andare a dormire qua. Una sorta di pan brioche un po' meno dolce del classico pan brioche. Devo dire che dopo tutti i dolci di prima ci sta. Come salsina sopra, forse come mia preferenza, non ci metterai un bel niente. Lo mangerai così, così com'è. Allora, cioè posso bere l'acqua, il vino o il tè? Stra difficile. Ragazzi, anche forse con un po' di lacrimuccia, il nostro afternoon tea finisce qua e nel frattempo il Burj Al Arab dentro si sta illuminando, tutte le colonne si stanno illuminando di rosso e il soffitto si sta illuminando come se fosse un cielo stellato. Dei vini.
Quindi ragazzi, con questo incredibile tramonto dietro di me, esattamente sotto la vela, sotto il Burj Al Arab, io vi saluto. Devo dire che è stata un'esperienza veramente incredibile. Oggi in realtà è stato un giorno incredibile qui a Dubai, perché voi avete visto in due video separati, perché noi oggi abbiamo fatto sia l'esperienza della piscina, che se non avete visto il video mi raccomando andatevelo a vedere, che appunto questa esperienza che è stata assolutamente assurda. Ma la domanda è: quanto abbiamo speso per questo afternoon tea al Burj Al Arab? Avete visto che l'afternoon tea non è solamente un tè, ma è un vero e proprio aperitivo, e si può scegliere se farlo alcolico o non alcolico. Se lo fate alcolico vi porteranno dello champagne, non alcolico sarà semplicemente senza champagne. E per l'afternoon tea alcolico abbiamo speso 590 dirham, che sono 140 euro a testa. Invece quello non alcolico, se non sbaglio, dovrebbe costare una roba come 490 dirham, ma secondo me vale assolutamente la pena farlo. Una volta che siete qua avete la possibilità di andare a cenare o pranzare, perché alla fine, fidatevi di me, è una cena o un pranzo all'interno di uno, se non l'hotel più lussuoso al mondo. E quindi una volta a Dubai, secondo me, è una delle esperienze che vanno assolutamente fatte. La qualità del cibo era eccelsa. L'unica cosa, secondo il mio gusto personale, è che c'erano un po' troppi dolci, che dopo un po' iniziavano ad essere troppi. Forse quella è l'unica cosa negativa, ma secondo il mio gusto personale, i tè erano incredibili, lo champagne era buonissimo e tutto il cibo, vabbè, avete già visto. Quindi signori, io spero che questa esperienza vi sia piaciuta a voi tanto quanto è piaciuta a noi. Se volete vedere altri contenuti di questo tipo, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, e se non l'avete ancora fatto, di lasciare un bel mi piace. Io vi do l'appuntamento alla settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!